Eccoci qua, pronti subito a continuare e a vedere cosa ci aspetta in Eastshade. Il gioco si sta rivelando più interessante di quanto mi aspettassi. Mi aspettavo appunto un titolo in cui, un walking simulator in cui continui ad andare in giro a fare dipinti, e invece sono svariate queste secondarie. Magari appunto mettere in contatto persone, riportare un oggetto a qualcuno. Adesso qui dobbiamo trovare una canna da pesca per appunto ritrovare uno di questi oggetti, pescarlo da un pescione. Prima però abbiamo una quest più interessante che non riguarda la pesca, no, beh, niente contro la pesca, o forse sì. Allora, saliamo un pochettino, dov'è che era? Che mi interessa. Questo invece chi è? I'm in the middle of something at the moment. Sergio? Scusami, Sergio. Sergio. I'm in the middle of something at the moment. Mi dico Sergio. Saliamo sulla torre. Sempre più su. Che ci aspetta una quest riguardante appunto il dipingere. Qui torniamo a dipingere finalmente. Basta informarci su tamboreggiatori, eccetera. Andiamo a dipingere. No, beh, ci mancherebbe. Carina, appunto. Carina la serie di quest secondarie. Aspettavo più lineare, invece non è così. Dov'è la pittrice? Qua? No. Bello, comunque, incredibile. Ogni screen è una gran figata, toh. Solo YouTube poteva incasinarmi le cose. Ho dovuto caricare uno screenshot che ho fatto io, perché comunque YouTube, cazzo, pescava proprio l'immagine iniziale, le icone di fronte. Cavolo, ma ogni screen è fantastico, niente, proprio GG YouTube. Red? Oh, yes, just a touch of orange. Hai ragione. Oh, hello there. I must have left the door unlocked again. Can I help you? Certo. Vuoi vedere il nostro portfolio? All right, let's see what you've got. Facciamone vedere i dipinti che abbiamo fatto finora. Well, these look fantastic. Grazie. So much detail and Vabbè. what accurate depictions. You've got some skill here. Gracias. I spent years honing my skill, sharing my work with the people of Nava, but these days I'm no longer interested in realism. I love the life flowing through abstract art. Unfortunately, there's not much interest for that style right now. That's too bad. It is. I'd like to show people that there's more to the world than what we see with our eyes. Anyway, your portfolio is exactly the kind of thing my customers love. How about this? I'm going to shut down my commissions. They've been leaving me uninspired this past year anyway. I'll pass on any new requests to you. Then I can really focus my time on these spots and blobs. Ottimo, ci dà praticamente i suoi clienti vogliono dei quadri realistici mentre lei sta cercando appunto, come si chiama, dai, sta cercando il surrealismo, sta cercando comunque un'altra forma d'arte per esprimersi, per far vedere al di là di quello che è visibile e quindi ci passa i suoi lavori. Okay, Thank you. I'll tell Art Dealer the situation. Our customers write down their requests in a ledger back in the gallery. Take a look through and see if there are any requests you'd like to paint. Forse le abbiamo già trovate queste richieste, vediamo. Some blue here, green. No, yellow. Vai, vai. Sara, dobbiamo parlare con Sara. Cercare di accedere nei piani I'm superiori. looking No, for non a è. child, living vicariously through you in your quest to retrieve my lost box.
I do love Eccola lei. Working here in the university. Did you by chance? I'd like to run some tests on it. This. Ok, dobbiamo ancora prendere un elisir per lei. Top full pass per il top four. Andiamo. Beyond that though, is there any reason specifically you need to be up there? Voglio visitare lassù. Voglio visitare. Well, tell you what. Dipingere. With discovering the truth about Melek's elixir, and I'll get you a pass. Ah, prima l'elisir di Melek, ok. Ok, ok, va bene. Poi ci dà il pass, giustamente. Quindi finiamo una quest e poi andiamo avanti con l'altra. Ottimus. Vediamo cosa possiamo dipingere di bello. Quindi mentre la Tizia cerca una forma di arte astratta, noi invece rimaniamo fedelissimi al nostro realismo. Vedo anche questo gatto che si lecca davanti alla fontana. Magari è un po' troppo alto il volume, sembra. Non ho toccato niente. Facciamo così. Proviamo. Ok. Non ci sono più le galline suicide, no? Niente galline suicida. Ah, sono qui. Ma sono tutte morte. No, sono qui a poltrire. Che ore sono? Vabbè, certo, il sole sta per calare. Quindi guardi i dipinti. Questi poi toccai. Però mi ha detto di Melek Elixir. E chi cacchio è Melek? Melek? Purtroppo non posso scendere nel dettaglio, mi sa, no? Chi è Melek? Ah no, aspetta, un attimo. Melek. Del mercato. Aiuto, non mi sto raccapezzando. Che volo! Forse ho capito dove potrebbe essere. Forse questo mercatino qui. Dove devo tirare le balle? Questa no. Deve essere questo, Melek. Welcome, friend. Trovato. Would you like a guaranteed long and healthy life? Volete stare il tuo elisir? Yes. Sadly, there are people around here who don't appreciate the happiness and longevity given by the precious elixir. Really, we must pity these poor people. Their lives are so empty and so very short. Certo, l'elisir di lunga vita, quello che hanno sempre venduto. Sempre. Anche Homer, suo padre. Non sei curioso di testarlo? Sì, della lunga vita. The water is sourced from the life-giving springs of Eastshade. Bene, 10 costa. Cacchio, se non avessi avuto i soldi. Interested in a book? Oh. Vabbè, qualcosa che riguarda i pesci, visto che non andiamo a pescare. Vediamo. Books. Ah, ma è questo. Ma no, lo potevo trovare in giro gratis. E vabbè, chi se ne frega. This season blooms on the island. Ah, forse no, è questo che ho comprato. 11. Bene. 11 di ispirazione. Sì, no, facciamone un salvataggio, dai. Via. Qui abbiamo l'elisir della vita, portiamolo. Mettiamolo lassù per i test. Poi dovremo andare dagli orsi a dirgli che l'elisir è a posto. Non è un fan di giro.
La tizia è qua. Eccola qui. Ho messo. Eccola qui. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour and I'll fill you in on my findings. Ok. Ah, 20 ci ha pagato. Abbiamo pagato 10, ne ha dati 20. Che cazzo, ne aveva ancora crisi della vita. Buono. Buono, buono, brava. Bene, benissimo. Mi piace lo scambio, buono scambio. Giù. Giù. Allora, andiamo alla locanda. Andiamo alla locanda perché sta per tramontare il sole. Un po' incasinate le ombre perché le ho abbassate un attimino, dai. Alla fine della fiera. Per quello, però alla fine ci sta, comunque. Si vede comunque bene alla fine della fiera. Ma mi sa che sa delle porte enormi questo tizio. Aiutarmi questa locanda. Candiere. Ok, sì, è tardi, quindi. Facciamo una sveglia alle 7 del mattino. 7.04. Figo proprio. Dorme immediatamente. Dorme giusto il numero di ore che è indicato. E si sveglia al minuto spaccato. Beato il protagonista. Abbiamo ispirazione leggendo libri. No. Ok. Lei ci ha detto di tornare in circa un'ora. È passato tutto. Sono svariate ore. Sono fatti una dormitina. Oh, ha problemi? Taglio. Cacchio, non si può. Sembra che manchi qualcosa qua. Toppare quando vai a dormire qualcosina comincia a buggarsi. Vabbè. Non dicevamo il motore grafico, Unity è proprio il motore dei bug, purtroppo. Versatile, permette tantissime interazioni rispetto ad altri motori grafici, però davvero è buggatissimo. Ed è davvero difficile farlo funzionare bene fino ad ora. L'unico a cui sto fare un ottimo, eccellente lavoro senza sbavature con questo motore grafico sono i ragazzi che hanno sviluppato The Long Dark. Bene, sentiamo. Melek claims the life-giving ingredient in his potions is water from the local hot springs. Ah. I know it's a big ask, but I'm wondering if you're interested in collecting water samples from each of the 5 hot springs of Eastshade. Then we can really answer this question once and for all. No more tricks, no more okay. Overpriced traps. What do you say? Detto lo facciamo, no? Praticamente il risolvimento ha detto che l'esercizio della vita lo fa con le sorgenti di acqua calda, però dobbiamo trovare quella giusta. Lo possiamo fare. Fantastic. Take these empty vials. 5. Collection should be fairly straightforward. Finding the 5 hot springs will be the hard part. They're in all corners of the island and some are rather tucked away. E che cacchio. Niente, per salire in alto, a cima della città dovremo prima di tutto trovare le sorgenti. Che non so se l'abbiamo mai vista una. Vabbè, chiedendo alla gente sicuramente le troveremo. Basta chiedere in giro. Come si fa sempre. Se uno non sa dove andare, basta chiedere. Giusto? Basta chiedere. Vabbè. No, potrebbe essere proprio qua sotto. Che dite? Diamo un'occhiata? Un'occhiatina qua sotto, ma non credo ci sia una sorgente d'acqua calda proprio qui. Sarebbe comodo.
Un'altra volta ci siamo già stati. Sembra ci fosse una porta chiusa alla fine di questa strada. E basta. Però vabbè. Ma che figata! L'hai sbagliata, Apt. Ah no, sei tu. Che cos'è sta roba? Come non sei neanche più moderatore? Si è pasticciato qualcosa. What's the password? Niente, la password non la conosciamo. Artrita le mani. Ai ai ai. Particolare che abbiano le stesse mani, scimmie e cosi. E Robby. Cavolo, è successo Immortal. Si è resettato tutto. Bello, 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 cavolo. In queste ombre, in queste luci, fantastico. Facciamo bello screen da questo punto. Vediamo. Bello, ci sono i ghiacciai là in fondo. C'è il cerchiolino in mezzo, ma fa niente, si nota malapena. Ma che figata. Era un gioco in cui scattare 10.000 screen. Tanti, tanti, tanti. Ne ho fin troppi da utilizzare per i caricamenti su YouTube. Ma metterò anche qualcuno da parte, perché sono davvero belli. Decisamente un comparto grafico è importantissimo in questo gioco, però appunto dicevamo non è solo un gioco in cui devi fare solo andare a dipingere quadri, ci sono tante svariate quest e personaggi uno più strano dell'altro, tipo questo preoccupatissimo per aver venduto roba velenosa. Un sacchiotta qui. Hey. So I have some news for you. Oh, dici tutto. Leilani and I went out for a picnic date at the hot springs. Dov'è? We went at sunset and it was gorgeous. Right when the stars came out, I told her how I felt, and she felt the same way. We're officially a couple now. Thank you so much for helping me out. It means the world to me. You're such a great friend, a champion of true love. Quanta ispirazione. Bene, ne abbiamo aiutate a mettersi insieme lei e l'altra orsacchiotta. Se non fosse per i bug che si manifestano ogni tanto, sarebbe proprio un titolo veramente eccellente da certi punti di vista. Il doppiaggio, anche il doppiaggio. Non è eccezionale, diciamo, più che discreto. Fino ad ora, comunque, andiamo su più che discreto per quanto mi riguarda. Leggermente... quasi buono, quasi, però giochi discreto, quasi buono. sono un po' troppi difettucci. Anche bella mongolfiera. Tal, mi fai fare un volo? Hello, brave traveler. I can see you have an adventurous spirit. I've got an excursion you're sure to love. Ma certo, portami. A flying excursion, sì. Bentornati Immortal, cos'è successo? Si è creato un fake. Voglio trollare un po'. No, stiamo scherzando ovviamente. Stiamo scherzando. Righto, sharp as a knife you are. This here is the bursting bubble. It has the ability to take passengers all the way up to the mountain top. Ah, si è sentito un po' preso per il culo, sì, in effetti è un po' sarcastico. Oh, ma che bello! Si vola. Ride is sure to give you a burst of adrenaline. Ok, quanto costa? Sembra eccitante. I think so. I wish more people had your spirit. Last person here said they'd never ride it with a name that sounded so dangerous. Sì, mi sembra un po'. That's why I call it the sky drop. Sky drop, try another name. Neverland. Neverland? No, no. Curiosity lift? Curiosity lift. Sì. Yeah, that's a perfect name. Much better.
Thanks, friend. Curiosity Lift, no, tutti gli altri nomi che usate, sono disastri, non interreremo mai più. Imagine just flying right up to the tip top of the world. Seems like something everyone would want to do. But for some reason, folks just don't seem to understand the idea. Ebbene, prima facciamo cagare, no? I've seen a picture of a balloon carrying people in the sky. I've hardly been able to get anyone out here to see it in person. Anyhow, thanks for helping with the name, traveler. Seems to me that you're full of good ideas. Vuoi un quadretto col tuo coso? Non ho capito. Nel balloon. Non so, posso farti un quadro del tuo pallone aerostatico. Non lo so se va bene, proviamo. Tanto le canvas si possono riutilizzare, quindi... questo qui non l'ha tenuto. Drag, truc. E di piccio. Il balloon, ecco fatto, sì. È proprio quello che le serviva, signora gente. È un qualcosa di pubblicitario. Eccolo qua. Ah, sei uscito però dal tuo profilo, ok. Ah, ti ricrea subito così. Beh, non ci vuole molto. Ti ha creato quel robo. Aptabis. Adesso. Eccoci qua. Just take a look at that. You've gone and painted my invention. Say, maybe this is just what people need to see to get them out here and interested in taking a flight. Paga. I've got it. How about you paint me and the balloon up in the air so people can get a real idea of how the flight will be? Okay. Great. I'll get ready for liftoff. Ah, prende lei il volo. No, volevo venire anch'io. E vabbè, ma non c'è spazio. Fammi salire. No. Non vale. Ok, adesso ti dipingiamo mentre sei in volo. Vola, vola, vola. Un più su che c'è l'ombra, non è bello. Eccoti lì. Fatti vedere in volo. Dove cavolo possiamo ritrarla? Da qui, da far vedere questa roccia. No. Ok, dovrebbe andare bene così. Che velocità. Sì, non è venuto male, dai. Speriamo che le piaccia. E soprattutto che... paghi e sganci. Well, I knew it would look amazing in flight. You're pretty quick with that painting business. Mizzica. Let me add some information on there. Tieni. This will work. All right, that'll get people interested. Now, it's up to you to make sure the kind folks of Eastshade see that flyer. Put it up somewhere with lots of traffic. Oh, I'm sure you'll find the perfect spot, traveler. Lo faremo. Ah, ci ha dato quindi il poster per pubblicizzarlo. Traveler, you haven't put up that flyer yet, have you? I haven't had a single person interested in the balloon. Ok. Mi spiace, adesso ci andiamo subito. Calma. Non ho le ali, non hai visto come sono neanche spostato di 2 centimetri? Sono tornato subito lì. Mi posso essere già andato a nave e tornato indietro, capisci? Cacchio! C'hai la testa tra le nuvole! It comes! It comes! Quando parliamo con lui arrivano i temporali, vediamo. Almeno, credo. L'ultima volta che ci abbiamo parlato insieme è arrivato un temporale pazzesco. Vediamo se anche stavolta succederà la stessa cosa. Non è male poter attivare il temporale quando vuoi, parlando con un personaggio del gioco. Non lo so, ma effettivamente sembra più scuro rispetto al solito, no? Vedremo. It comes. È bello che siamo vicinissimi anche a dei ghiacciai.
Ecco perché fa così freddo di notte. Batte tantissimi denti il protagonista. Andiamo a prendere il poster di quella tizia in un luogo abbastanza affollato. Qui c'è una gran folla. Attacco qua. Andiamo. Un posto comunque dove passa tanta gente. Non lo so. Visto questa fontanella, scende l'acqua, no? Guarda là sotto, mi sa che si è buggata. Oppure vediamo se si è sbuggata. No, si è buggata, è rimasta buggata. Scende. Ma qua non è affollatissimo. Neanche è il mercato meno affollato di sempre. Che cazzo possiamo prendere il suo roba, in effetti, adesso ci penso. Qua. Wow. Ma che bello. Ma comunque di temporanei, no, no, no. Just because I'm an owl folk doesn't mean I can't control myself around copious amounts of fresh fish. Okay, sometimes I eat some of the stock, but it's my shop after all. Infatti, facci, fai quello che vuoi. Veramente, morta. No, non ho nessun pesce da vendere. Ah, quindi pescando. Ok, ok. Poi peschi e dai tutto a lei. Tu? Good day. Una donna fortissima. Mi ricorda appunto la... come si chiamava? La tizia di Skyrim, faceva lo stesso mestiere. One thing I can say about the folks here, they never ask for swords, which pleases me greatly, because swords are just about the boring things you could ask a blacksmith to make. Grande. The only thing more boring than making a sword is being dead, which coincidentally is what swords are used for, which is another reason why I'm glad folks around here don't ask me to make them. I'd rather make a kettle any day of the week. Simpatica, praticamente ha detto che lei, nessuno le chiede di fare ricostruire spade, per fortuna, perché peggio delle spade c'è solo la morte, ed è proprio quello che servono le spade. E infatti qui è tutto bello tranquillo, non c'è violenza, niente. Ok, ciao. Un forgia altra roba, ottimo. Your clothes are looking a little scrappy. Bet you're just about to freeze to death come nightfall. Giusto, giusto, giusto. I have just the thing. Un upgrade, vai, fammi vedere. Coat, 80, ai. Niente, ok, comunque lei ci potrebbe vendere qualcosa che ci dia la possibilità di resistere nottetempo. Allora, andiamo intanto a cercare di fissare sto poster da qualche parte, ma non so dove. Cavolo, possiamo metterlo? Non so. Questo è il posto che sembra più frequentato di tutti, ma cacchio lo appenno qui. Un carro di buoi, tanto è sempre qua. Dove possiamo metterlo? In biblioteca, non lo so. Qui c'è sempre un sacco di folla. No, magari mi sta sfuggendo un luogo ancora più frequentato. Boh. Questo coso. Niente. Questo posto è un mortorio. Gente che legge libri. Questo mercante qui. Questo che accudisce il suo bambino tutto il giorno e tutta la notte. E niente, il posto più affollato è questo. Tu? You made it to Nava. You still have the pastries, right? Oh, this is gonna be great. Ah, ma questo è Ennio. Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Ok, facciamo il mio scherzo. Niente, mi ha cambiato scopo.
arrivati alle spalle piano piano. Deve essere uno qualsiasi. Can I help you? Qualcosa per te? It looks like someone's rifled through these. They're a little crushed too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh. What? What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape. My tongue. It'll never be the same. What despicable baker would make an error so unforgivable? È tutto uno scherzo, è tutto uno scherzo. Odia l'uva nei dolci. Just the delivery person. Neo, this my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented. Odia tantissimo l'uva. It's hilarious. I can't believe you actually got me. And Neo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. Messing around with grape pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. Non è facile fargli il prank. Non è facile prenderlo in giro. Mettiamo così, c'è fratello, Agno. Perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one'll go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a grape pastry was just priceless. Ok. Grazie per le 10 monete. Tutto sto casino per le 10 monete? No, beh. Tutto era facile. Ciao mamma. Allora, dove possiamo mettere il poster? Avete idee? Non so. Un posto affollato, in biblioteca, qui c'è tanta gente. O qui al bar, qua, qua. Non so come, non si fa. Non è c'è tantissimo. Sì, no, beh, la gente c'è un botto, ma che cazzo, dove posso appenderlo? Dobbiamo chiedere a qualcuno il permesso. Dear Balloon, she has scritto post it somewhere busy. Cacchio. A meno che non possa farlo così in automatico. Vabbè, prima vediamo un attimino la biblioteca. Non è che sia super busy, Giù da basso c'è molto più. Oh, qui sotto c'è un sacco di movimento. Andiamo, mettiamolo qui. C'è un sacco di gente. Boh, come funziona? Ecco. No. Eccolo qui, il balloon poster. Qui per terra. Attenzione, qui va bene. Bene. Sì, questo è un posto bello affollato. Ok. Qui così. Figo. Bene. Qui il mercato. Bene. Ehi, allora dai, non era così difficile. Lo metto su questo razzo. Cazzo, hanno davvero una grande. Cavolo, scusate. Hanno una grande passione per i tappeti persiani. I ragazzi che hanno sviluppato questo gioco. Cavolo, ce ne sono davvero di tutte le tipologie. Probabilmente anche voi l'avete avuto in casa o ce l'avete. Incredibile, uno di questi design. No, ognuno è unico, però. Mettiamolo qui. Mi sembra bello, no? No, ho sbagliato. Oh, che dite? Secondo me qui va bene. Curiosity di fa bello che puoi anche riprendertelo. Quindi finisci la quest e te lo riprendi. Cavoli suoi.
chiodo qua che ci impediva il passaggio. Oh. Torniamo nel verde, via via dalla città. Torniamo in mezzo al verde, andiamo verso il pallone aerostatico. Arriveranno i clienti a frotte, vedrai. A frotte proprio, a frotte. Vediamo se ci paga. Ah, deve pagarci. My old partner, the traveler, we've done it! That guy really did the trick. I've just had a whole group of adventurous folks looking to take flight. Say, you really saved my invention. How'd you like to take a ride up to the mountaintop? Certo! Ma è una gran figata. Volentieri, andiamo a farci un bel volo. Oh, meno male che si può fare. Bello, bello. Praticamente gli abbiamo suggerito un buon nome per questo pallone aerostatico, abbiamo fatto pubblicità e adesso ci offre un viaggio gratis. Bene. No! It's freezing up there after all. Surely you can get one in Narva. Come on back when you're all shipshape and ready to go. Ah, giusto, ho bisogno di qualcosa per coprirmi. 69, mi sembra che costa 80, costi 80, porco can. No, niente giro, no, niente giro. Solo me lo. Ah, sì, me lo offre gratis, però non abbiamo niente per proteggerci dal freddo. Ah, quindi una volta ottenuta la coat potremo girare anche di notte. Allora. È il nonnino qui che annuncia la pioggia? Non è vero, comes un cacchios. Ah, parliamo con la signora qui, per dirle dei drummers, che sono appunto probabilmente gli antichi abitanti di quest'isola. Perché questi tizi non sono autoctoni, tutti quelli che abbiamo incontrato finora, tutti questi antropomorfi. Andiamo. Hi again. Tieni. No. That's where I grew up. And I've got. Ah, niente. No, non devo riportare niente a lei. Dopo mezzanotte. Niente, oh, abbiamo bisogno di soldi. Porco can, abbiamo bisogno di soldi per girare di notte. Ormai l'abbiamo capito, però cavolo, dove vado a prendere i soldi? Packet box, Thief Moor Bluffs. Boh, ma non ci sono ancora arrivato lì. Boh. C'è buon Peter Griffin. Non lo so, Johnny, boh. Arriviamo da fuori, siamo forestieri, boh. Non so, siamo. Magari non te lo dicono, non te lo diranno mai, così da lasciarti impersonificare al meglio in questo personaggio. Ci starebbe. Bene, mi fa piacere, Johnny. Allora vado avanti. Dobbiamo trovare anche delle sorgenti, ben 5 sorgenti di acqua calda. Per svelare il trucchetto, molto probabilmente il trucchetto, anche se finora abbiamo visto sembrano tutti onesti. Abbiamo pensato male del rossacchiotto, però in realtà, poveretto, non faceva niente di male, non crea, come si chiama, pozioni con roba rarissima, in estinzione. No, non fa pozioni con zampe di panda, né con le piante che non si possono toccare qui sull'isola. No, quindi era onesto. Quest'altro invece fa un posto di cui invece dobbiamo scoprire
se la verità sull'elisir della vita prende nell'acqua da 5 sorgenti d'acqua calda e dobbiamo scoprire se appunto le fa pagare troppo quelle pozioni oppure se alla fine della fiera ovviamente magari non allungano assolutamente la vita, però alla fine si fa una faticaccia tale che da ripagarsi giustamente lo sforzo fatto. In effetti qua non mi sembra di vedere nessuna sorgente, ma quindi siamo sulla costa. Andando avanti a noi rocce ghiacciate, una freddissima montagna che ci sovrasta, l'eclisse quotidiana ci sei già andata. Allora, oh, prendiamo un po' di loot, può sempre servire. Bellissima vista anche da qui, la città. Non so dove siano le sorgenti. Ma le troveremo, dai. Piano piano tutto salterà fuori. Addirittura 5 sorgenti, non ho mai visto neanche una, mi sa. Vabbè, pazienza. Perché dovremmo trovare anche i soldi comunque. Dobbiamo trovare un po' di soldi per spostarci così anche nottetempo. Non avere più la grana di doverci fermare prima che cali il sole. Poter andare in pallone aerostatico soprattutto. Non siete entusiasti, cavoli. Essere una figata. Sam Porter Bridges. No, non ancora, Johnny. Con gli alpini e le consegne ad alta quota. Sì, lui sì. Buona. La buona grappa. A dire la verità, tra i liquori che preferisco c'è il buon whisky, ma deve essere proprio particolare, non deve essere porcherie commerciali. Una cosa veramente buona, porcate. Da imbriaconi. Anche queste possiamo raccogliere adesso. Perché? Per come? Per dove? E non posso craftarmi una canna da pesca così da nulla. E no, dobbiamo prima trovare qualcuno che ce lo spieghi, ci spieghi come farla. E dov'è fishing? A bitter fish. Niente, non lo so, però qualcuno ci deve spiegare come pescare. O dobbiamo comunque comprare una canna da pesca. Boh, non so chi la venda. Giusto, giusto, è vero. Allora liquori. Boh. Non è nessuno, perché allora quello alle erbe non è un liquore, ma è un distillato. Quindi niente, o le erbe o il whisky, guarda. I boschi del Kentucky. Boschi? Nelle boschive. Ma che cazzo è che mi vende una canna da pesca? Ce l'hai tu? No, qui ci sono due ragazzini che giocano, studiano, fanno tutto insieme. Qui c'è la tizia che spazza e rassetta. Il sole intanto cala, io tra poco non potrò più recitare all'aperto. Ah, possiamo dire all'orsacchiotto che alla fine della fiera ciò che vende è legalissimo e di stare tranquillo. Andiamo dall'orsacchiotto, va. Tanto che siamo di strada. Intanto, boh. Intanto continuo a riflettere su chi potrebbe essere interessato a. Chi potrebbe venderci una canna da pesca, boh. Non ne ho proprio idea. Qui no.
essere a questa parte, vicino al fiume, una casa dei due orsacchiotti. Deve essere qua vicino al fiume Presto che stiamo per crepare. Presto che stiamo per crepare. Aiuto. Dov'è? No, c'è un problema. Non succede niente. Oh, la tizia che pesca. Perché lei non mi vende niente? Lei non vende. Non vende carne da pesca. Lei sta qui. Aspetta di pescare qualcosa. Eccoli là gli orsacchiotti. No, in realtà non è che si crepa. Non si muore mai, ti porti in auto, trasporti in automatico alla locanda più vicina, senza perdere niente tra l'altro. Non ti viene fregato nulla, non ti portano via niente. Nervo di cuore, vabbè, troppa confusione, super alcolici. Super alcolici. Mi dico latte di suocera, c'è una mia parente che c'era ancora lì, ma è stato aperto tipo 50 anni fa. Chissà che schifo che fa. Please tell me you had that hydra thistle tested. Galen's been talking about packing her bags. No, 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 andate via, tranquilli. She's been so upset. Povero sacchiotto. I don't know where she thinks we'd even go with no glowstones to our name. Dai, Zara l'ha testato. Il report. Oh, for the great shade. Next time tell a man all's well. Don't just hand over a report. Oh, you made my heart right jump out of my skin. But thank you, thank you. I have to tell Kaylin the good news. In the paper. Great gods, the paper. Oh, I need to let all of Eastshade know that I'm someone to be trusted. Thank you. Certo, ci si può fidare di te. E non mi dai neanche... No custom as yet, but with any hope that'll change soon. Ok, ok. Non ci ha dato soldi, niente. Ah già, non hanno soldi. Ma dobbiamo chiedere il prestito adesso, non ho capito, vediamo. Boh, maybe. Non lo so, quindi come vai tra, vediamo. I'm sorry. I'm just not feeling like myself at the moment. I mean, what kind of people are we? What have we become? Il commercio. Ho parlato con Annika. Oh, what a lovely woman. Don't listen to what my husband says about her. I haven't made it to Southland in some time. How is Annika doing? Tutto okay, tutto tra. Glad to hear it. And does she seem in need of any tinctures or potions? No, non ho idea. Sorry, this is not the time. Was she able to offer us anything? No, vai tra, rimani lì, stai lì tranquilla. Tanto noi dobbiamo metterci a riparo nel prossimo inn, è qua vicino, più o meno. Se no potremmo salire anche sull'albero. No, l'altra frase, quell'altra cosa che potevamo dirle era che Kai forse sta usando una pianta proibita, ma non è vero, ci hanno appena dato un report in cui c'era scritto che non l'ha mai fatto, perché dirle una cosa che non è vera, eh. Povero orsacchiotto, non aveva fatto le cose per bene. Innocenti animaletti, non si chiamano i grizzly. No, li abbiamo aiutati, non gli hanno fatto il prestito, ma alla fine della fiera avranno di nuovo clienti, almeno immaginiamo che li arriveranno di nuovo, tutto più chiediamo a lei, voi non gli compri niente? I just can't stop thinking about those owls I saw. Non li ho mai visti, tu sei fuori di cervello. Ma tu ti sei bevuta qualcosa di pesante. Bye now. Ah, probabilmente dovremo avere sempre la giacchetta per muoverci di notte. Niente, lei basta, a posto. Cioè, finché non le porteremo il quadro di questo animale strampalato.
Un animale notturno l'abbiamo già. Anzi, no, abbiamo dipinto una civetta, non un gufo. E ecco il Cellin. Eccolo lì. Giai, 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 vin. Giai, 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 vin. Solo lì. Poveri orsacchiotti. Beh, ce ne sono un po' di antropomorfi, eh. Gufi, orsi, scimmie, cerbiatti. Buonasera. Sei 26. Trrr. Ci vediamo alle 7.03 AM. Vai. Uomo falena, ma che schifo. Ma che schifo. Povere falene, no? Falene. Ma ci sono già le falene. Falene ci sono. Le farfalle di quest'isola sono veramente abnormi. Sono grosse come le falene più grosse che ci sono, che si possono vedere e osservare sulla nostra terra. Sono veramente enormi. Tipo la falena più grossa che ci sia, appunto, l'apertura tipo il palmo di una mano umana. Le farfalle che ci sono qui hanno un'apertura alare di questa tipologia. Ah, piena di disagio. Ah, c'è un signore che preannuncia la pioggia, però l'ultima volta che ci ho parlato non è arrivata neanche una goccia. Non si è messo a piovere. Non è cambiato nulla. E qui c'è il tizio che cerca il suo medaglione, ma dovremmo pescarglielo. E io non so come pescare, porca zozza. È sempre qui a cercarlo. Niente, rimane qua. Mi sembra ci fosse un altro tizio che pescava, ma anche lui ci abbiamo già parlato, mi sembra, ci abbiamo parlato nella scorsa live e non ci dà niente. Vediamo, speriamo di no, Johnny. Oh, ma io mi vuoi mandare? Uomo falena. Quanto prima viene a trovarmi la vicina. La Madonna, calmati. Il PC praticamente si sta spostando sempre più avanti da solo. No, non è vero, però cavoli, cavoli, si mette sotto sforzo. Sì, però non è ben ottimizzato, c'è la grafica, ok, bellissima e tutto quanto, però sono titoli che magari questo titolo praticamente non si sta muovendo quasi nulla, cioè quasi nulla, nel senso non c'è fisica né nient'altro, sta facendo troppo sforzo per niente. Probabilmente carica tutto o quasi tutto, no, perché puoi anche decidere cosa fa di caricare nella memoria, però carica davvero tanto, tantissimo, per quello che penso che faccia così anche con le, ovviamente farà così anche con le console. PlayStation 4 si trasforma in un phone, Xbox 360 non lo so, dicono che sia silenzioso, però non lo so, non ce l'ho. Sì, Johnny, yes, i porting l'hanno fatto degli esterni. Hello, good friend. Sì, è vero, Johnny. Where's your raft? Non ce l'ho il mio raft. Ci vediamo, carissimo amico. Già nella vita andiamo neanche a trovarlo. Sì, infatti, Gian. A meno che non l'abbiano ottimizzato in maniera tale da poterlo far ricaricare proprio tutto. Far ricaricare proprio quello, solo quello che vedi. Proprio. Thanks again for that damn fish on boiling today. Accidenti, lui ci dice solo grazie per il dipinto e non mi vende canne da pesca. Che cacchio l'hai comprata? Sono stato a Nava ma non ce l'aveva nessuno. E magari c'era la tizia, no, la tizia del pesce. Vuoi vendere pesce oppure acquistarlo? Ma va del loro pianeta, eh? Il buon Nibiru, mitico Nibiru. Nibiru.
No, lui no. Qui non c'era nient'altro a parte lei che fa, ci fa fare il viaggio rapido. Qui. Ah, qui c'è sta tizia strana, sì. Niente, non boh. Questi si fanno i cavolacci loro. Qui c'era lo sacchiotto. E lì andrà avanti per sempre a trasportare quella cassa. If only Annabelle could sail the seas once more. How cruel can this world be? Why are you interrogating me? Can't you see I'm in off with you? Trade your life for hers. Vado via in ciappa, vecchia capitana. Ancora lì che piange per la sua barca, la sua nave. Chi Johnny? Che personaggio? che personaggio? My garden is filled with all sorts of wriggly critters. Certainly. Ah, quello là che faceva. Ma cosa, aspetta? Quello di Nibiru? ma non c'è solo un personaggio. Nibiru, Johnny, ne parla da chissà quanti anni, chissà quanti ne parlano. Would you like a ride, Kunama? You want my ox is strong, no? Ok. Tu ti parla, una vita hai sentito parlare di Nibiru. Sale, tempi di non so. C'è un sito, non ne faccio il nome perché va bene, veramente spazzatura, però sono fake news da fine anni 90 fino ad oggi. No, figurati John, c'è un sito di fake news che davvero dal fine degli anni 90 ad oggi non interrottamente vanno avanti. Anche loro di Nibiru, cose assurde di qualsiasi genere. Ma meglio, guarda, meglio. Già certe cose dici madonna. Molto più senso Nava. Nava è realistica. Nava potrei finirci davvero uno di questi giorni. Ma Nibiru. Madonna Johnny, sì. Ma anche peggio, guarda Johnny, si mette un ballo di quelle robe che da dare fuori il cervello, vero Immortan? È un sito veramente terribile. Prox Goods, niente, 69 nel bisogno 80. Ma qualcuno mi fa una canna da pesca? Me la fai una canna da pesca gratis? Zip trolley? Cos'è? Ah, ma cacchio, quello per viaggiare con la zip line. Sì, ma io sono povero, ma i soldi? What? Goods? E niente. Oh, cazzarone, eccola qui. Grazie. Morcoliga, poteva aver pescato già da un po', però vabbè. Non ho visto prima, ho visto che c'era il pesce. Ma niente, via. Via! Pazienza, adesso andiamo a pescare allora su tutte le coste che abbiamo scoperto. Vendiamo il pesce, diventiamo ricchi. Ci mettiamo, poi torniamo lì, compriamo la roba per la zipline. Così ci spostiamo velocemente da una parte all'altra in questo mondo di gioco. Ci mettiamo una giacchetta, prima una giacchetta per stare al calduccio. Prima una giacchetta per stare belle calduccio e poter girare anche di notte. E andare sulle montagne soprattutto col pallone aerostatico. E poi dopo il resto. Via. Nibiru, la terra cava, poi Johnny, vabbè, quello probabilmente ne avrai già sentito parlare altri 50.000. Mi dica terra cava. Funzionerebbe tipo un elo. Tipo alo, appunto. Queste teorie videoludiche.
cioè alla fine appunto lo spiegano con quei videogiochi, l'effetto Pac-Man, mitico l'effetto Pac-Man. Non ho sentito quella roba, mi sono spanciato. Cavolo, sì, non ho sentito anche questo, non ci credo, John. Non mi hai sentito dire della gente che parla, non mi hai sentito gente parlare da terra cava. Ma dai. Yuhu, come dicevo, nel gioco non c'è, non ci sono i danni a caduta, per fortuna, non si può morire in questo modo. In effetti è un gioco abbastanza zen. Forse è più vicino a un Journey di tanti altri titoli. In carità, sono due giochi diversi, però appunto giochi zen di quella tipologia. Allora, su questa spiaggetta adesso ci mettiamo a pescare. Tac, la spiaggetta. Tac, la canna da pesca. Dov'è? Ok, ci mettiamo nuovo. Poi? Ok, poi? Ma come si usa? Non ho capito. Oh. Fishing pole. E beh? Devo star fermo, non so. Proviamo. Faccio più niente, non so, dov'è? Non è andata a pesca. Terra piatta, te la cava mai, Johnny, vedi. Nella stessa serata, quante cose sconvolgenti ti abbiamo insegnato. Boh. No, non credo di averla usata, allora. Ah, questi sono i cosi velenosi. Non farmi consumare tutte le uova, fammi vedere quante ne abbiamo usate fino ad ora. Uova 10. Non si fa per pescare, non è proprio intuitivo, Set bait. Sì, ma è un bait, non mi fa pescare. Boh. Non ho capito, adesso continuiamo di... Niente, ho sempre 10 uova. Ma scusa, come si fa? Lo so, Johnny, ho fatto set bait. Poi? Non andare più nell'acqua, non entrare più nell'acqua, non ho capito. Boh. Perché è così incasinato? Boh. Tra l'altro che ore sono? No, forse sta arrivando l'eclissi. Dovrebbe essere la prima eclissi del giorno. India. Anche se è il posto sbagliato per pescare, magari non puoi pescare nel mare ma nei fiumi e nei laghi. Proviamo a tornare indietro, quindi proviamo da un'altra parte. Non c'è più la musica, siamo soli. Dove è la musica? Eccola, basta chiedere. Jeepers Creepers. Il tizio con l'uncino di so cosa hai fatto. Così che si intitola. So cosa hai fatto, non hai fatto i compiti delle vacanze male, Jack.
sempre aprendo sempre quei teenager, sti killer di teenager che non hanno fatto i compiti delle vacanze. No, oggi per scrivere il canto del diavolo. Allora, vediamo se possiamo pescare in questo punto, oppure se possiamo usare solo i luoghi indicati per la pesca dagli altri pescatori. Appunto, se ci arrivano a pescare vuol dire che possiamo farlo anche noi. No, qui vedo un sacco di pesci. Oh, fammi pescare adesso. Ah, eccola qui. Ah, ok, perfetto. Non aspettare che faccia così? No. Poi? Non è intuitivissimo, eh? Cioè, fammi vedere come si fa, va. How to fish... just shake. Non c'è una guida. Sono di boobs down. Click hold and pull. Ah, ok. Boobs down. Oh, va bene, allora ce l'abbiamo già l'esca sopra? Sì, penso di sì. Boh, speriamo, te. Metterci sopra l'uovo di Pasqua. Adesso dobbiamo aspettare che vada un po' sott'acqua. Ok, ma dai, vada via, chap. Speravo di far soldi con sta cosa. Figo però il filo. Dai, pesca. Boccate, stronzi. Boccate, stronzi, pesci del cavolo. Dai. Oh là là. Oh là là. Penso sia solo una questione di aspettare allora che vada sott'acqua. Eccolo lì. Pesci si sono avvicinati. Che cazzo? Non è proprio, cos'è una finestra così piccola? Vediamo. Sono lì i pesci, stanno abboccando. Perché non tiralo giù sto coso? Tiralo giù. Niente. Toh. Manco di pesci, comunque lo vediamo. Inizia era facile pescare il pesce rarissimo. Immagino proprio easy. Ogni tanto adesso la masteriamo, vero? E che cacchio mangiate voi? Non vi piacciono le uova? Volete qualcos'altro? Voi allora? Non fatevi pescare. No, però non ci sono altri tasti comunque. Dai. Dobbiamo proprio aspettare che vada sotto quell'istante, poi pluff. Al volo. Ma non per cazzo, vai. Pesca. Ah, mamma mia, mi scomodo. Dai. Eccoci. Ah, ok, sì. Ah. A good snack for larger fish. Ah, proprio sì, sì, tutta questione proprio quell'istante lì in cui va sotto devi tirare. Ok, adesso penso che non ci sia più niente perché l'uovo l'abbiamo... Ah no, puoi usarlo quante volte vuoi. Visto, masterato. Ok, vai. Non puoi distrarti un attimo, devi appunto aspettare quell'istante in cui va sott'acqua e subito plip, non c'è niente. No.
Quindi questi pescetti qui, poi dopo li sfrutti per pescare quelli più grossi. Pescato. Vabbè, quello di... So cosa avete fatto. Vabbè. Una classica storietta. Incredibilmente c'era anche il buon Jack Black. Grande. Jack Black, che ho scoperto avere un canale YouTube che ha fatto un milione di iscritti nel giro di pochissimo tempo. Ha creato più che altro per stare un po' assieme al figlio, perché il figlio è esperto di design. Alla fine della fiera gli ha fatto disegnare a lui il sito, e il buon Jack Black ha giocato anche se stesso nel mitico suo videogame in cui compare lui. Dai, com'è che si titola? Porca zozza, che vuoti di memoria. Anche sì, anche. Brutal Legend, bravo, bravo Immortan. Non mi ha più in mente. Buon Brutal. Ok, quanti ne ho pescati? Bene, visto, masterato. Adesso possiamo andare avanti una vita a pescare. Non lo faremo, perché dobbiamo pescare pesci più grossi, tipo quello che ci stava chiedendo la tizia. Ok. E poi lo sto facendo tutto ciò solo per i soldi. come faccio a metterla via? Boh. Ah, niente, così. Tac. Basta aprire l'inventario. Bravo, bravo, anche Johnny. Ah, sì, l'intro è bella, bellissimo. Vabbè, che è un gioco anche Brutal Legend. Divertente, divertente. Che è un giocone, no, vabbè, però è divertente. Divertente, divertentissimo. Visto quanto sono grosse queste cacchio di farfalle, ma che roba. Sono abnormi. Ho quasi paura. No. Divertente, sì, no, infatti, era divertente. Era giocone, no. Giocone, no, divertente, sì, dai, spassoso. Spassoso inizio alla fine. Però come voto, boh. Normale, normale, no, beh, più. Sicuramente al di fuori della mediocrità, però normale, normale, voto normale. Normal. Normale va benissimo. Anche qua c'è un'altra tizia che sta pescando, quindi. Qui ci sono soliti pesci, stessi pesci che hanno pescato poc'anzi. It's too deep, ma se sono sulla passerella, ma che è it's too deep? Comunque c'era anche il buon Jack Black che giocava a se stesso. Buon Jack Black che giocava a se stesso. Grande Jack e grande Black, che però non si chiama così il canale, giusto? No, penso su 7,5, dai, Brutal Legend. 7,5 ci sta, 7,5 tutto. 7,5 tutto, poi il trono, non di più, non di più. Il mio gioco è quello che abbiamo visto ieri sera qui con le palline, che è integrato qua nel gioco. Tac, pescato. 7,5 in una scala da 1 a 3. 7,5 in una scala da 1 a 10. Ma è quello da spanciarsi. Fishback. Ah, ok. Abbiamo preso pure l'achievement. Fisher Folk, pardon. Catch 10 fish. Già 10 siamo. Buono.
Quello della papera è. Non è quello della papera. Bensì. E abbiamo usato tutte e 10 le uova. Sì. Io l'ho visto anche in live, è veramente spassoso. Praticamente sei una papera che bullizza tutti. Sì. esatto, Untitled Goose Game. Okay. Vabbè, comunque 7,5 non è un brutto voto, dai, ci sta. Brutal Legend, era sì, più che discreto, però insomma è un buon voto. Chi è che l'aveva sviluppato? Cioè, fatemi vedere, tanto che qui non si pesca. Tanto qui non si pesca. Chi è che l'aveva sviluppato Brutal Legend? Dio. Brutal Legend. Ok. Tanta la curiosità. Ah, la Double Fine, grandi. Vabbè. Double Fine. Mitica Double Fine. Dai, oh, fatti pescare. Oh, ok. Ok. Ancora. Dai, madonna, oh, che bastardi quando fanno così. Ti fanno sembrare per un istante di aver abboccato, invece. Ecco, preso. Peschiamone tanti, così poi abbiamo soldi e possiamo pescare i pesci grossi. Ok. Dai. Ok, oh, non ci sono più i pesci volanti, meno male. Rimangono sott'acqua, bravi pesci, che rimanete sott'acqua. È bello che man mano che li tira a te sembrano allontanarsi. Lol. Però è facile, diciamo, meno male. Cioè è facile, una volta capito come cavolo funziona. E in pratica, perché vorreste saperlo, niente, bisogna andare in tutto vicino ai fiumi. Vicino a un fiume per pescare, o al laghetto. Poi equipaggiate la vostra canna da pesca, poi rimettete l'esca, e poi appunto siete vicino al punto giusto in cui si può pescare, tac, compare la canna da pesca e tutto quanto. Altrimenti non compare proprio un accidente, niente. Ok, non si spezza neanche, è indistruttibile. là là, quanti funghi abbiamo? Tac. Ottimo. Che bestia, quanti ne abbiamo di pesci? Funghetti, quanti ne abbiamo? Ancora 7. No, questi ink cap. Io cosa stavo usando per pescare? Forse gli ink cap, non ne abbiamo altri. Funghetti per allucinogeni. Ah, vabbè, niente, dai, basta. Abbiamo pescato abbastanza. Oh, qui sta diventando notte, aiuto. Allora, per pescare pesci più grossi. Ma c'è un altro tizio dall'altra parte. Un altro tizio che pesca. No, peschiamo finché ci pare. Poi dopo quando batte i denti, comincia a battere i denti, pazienza. Ci porta in automatico. Pesca con la dinamite. Non ne rimane molto, John. Dobbiamo anche usarli come eschi. E rivendere, dobbiamo rivendere, non possiamo mica vendergli una vellutata di pesce. Da disintegrati. Cra. E allora? L'altro pescatore lì. Bello, li vai a fregare i posti in cui pescano. Grazie, adesso ti frego tutto il pesce che potresti pescare. Stronzo. Ma qui non c'è pesce. Mi trolli, zio. Pensavo che qui si pescasse. Che trollone che sei.
c'è un cacchio di pesce, cosa peschi te? È finta fai. Ma pensa a te. Che bait. Pâté di pesce. Pâté de poisson. Le pâté de poisson. E mangia anche l'altra tizia che là senza aver preso nulla, ma è lì, sta lì. Niente, facciamo una dormitina nel primo locale che abbiamo incontrato sulla nostra strada. Visto, sono già ritirati tutti perché sono andati al fridge. Tago di sopra, tanto mai facciamo come se fosse casa mia. Tac. 6:48, ci svegliamo 12 ore dopo, anzi 13. Ci vediamo alle 7. Sì, sì, i pesci ti rimangono, certo, certo. Finché non li vendi qualcuno, per fortuna non marciscono. Quindi sì, sì, non c'entra niente con i giochi survival. Insomma, alla fine pesce ti rimane in tasca. Dove sono adesso? Dai, chi? 21 ne abbiamo pescati. Sì, sì, ti rimangono in tasca. Non invecchiano mai, appena che hai voglia li vendi. Li vendi a chi di dovere, a chi ti li compra. Però rimangono lì, sì, 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 sono. Sì, sì, un zainetto dentro tutta sta roba di pesce. Would you like a ride to Nava? My ox is strong, no? Sì, sì, va bene, ma secondo me è un gatto. No, non lo so. Non vedremo che animale siamo, non lo so, in realtà non vedremo mai che animale siamo, penso. Meno che non ti riporti dalla madre a fine gioco, e allora lì lo puoi capire. Cercando altre sconvolgenti verità per te, Johnny. Dopo l'esistenza della terra cava, cosa abbiamo detto? Tutte belle cose. Dobbiamo tenerci almeno una decina di pescetti in realtà, perché sennò non riusciamo a pescare il mega pesce che ha mangiato l'anello di una tizia. Quindi l'importante è che io abbia poi abbastanza d'anelli. No, non ne ho. Cavolo. Selfish. Ah, 4 ogni pesce, vediamo. 73 cribbio. Sì, dai, arriviamo a 80. Ok, grazie. Così prendiamo la giacchetta per girare di notte. Ok. Ci rimane solo una roba. E questa penso che la equipaggi in automatico, no? Sì. Inventario non c'è. Ah no, qua è. No, non la vedo. Niente, quindi ce l'abbiamo già. Bene, allora, no, prima cosa magari è volare con la mongolfiera. fake. È rombica. Sì, Johnny, ma teoria della terra cava, prendi l'aeroplano, arrivi al Polo Nord, c'è un buco, entri ed entri nella terra cava, però non ci fanno arrivare. Non ci fanno arrivare, quando dicono così è fantastico. Ce ne sono in teoria, altro la terra piatta è solo. Non solamente la. Una punta. Ovvio. Tutti, a parte quelli che non ci possono entrare. È
altre scioccanti di verità, rivelazioni. No, la verità è che voglio volare qua, voglio volare insieme a questa tizia. Qui lo stiamo fare, lo stiamo per fare veramente. Certo che siamo pronti a volare. Ok, sì, la giacchetta la indosso in automatico, il maglioncino, si tiene calduccio. Oh, permesso. Ma non ci sono i sistemi di sicurezza, aiuto. Ma tu sei matta, ma lasci aperto. Va bene, dai. Portaci su, sempre più su. Figo. Oh, c'è anche la musichetta del pallone aerostatico. lui non ha potuto. Ma che bello. Quindi adesso abbiamo possibilità di resistere al freddo, potremo rimanere in giro anche di notte. Quindi più loot, più cose da fare, meno momenti in cui si va a dormire. Quindi non dormiremo più da ogni poi. C'è un po' il popping delle texture, ovvero si definiscono man mano che ti avvicini. Ah, che bel ghiacciai. Track. Oh, ma questo sembra un orso, dai, questo è chiaramente una roccia orso, dai, andate. C'è il naso e tutto. Ma sì, per forza, l'hanno fatto apposta, dai. Quindi ci sono le rocce anche di altri animali o... Un momento, no, non c'è il Monte Rushmore. Figo però, grazie, ma che figata. Ma che bello. Grandi. Là là, ti ghiacciai. Quindi siamo vicini a tipo al polo nord a queste parti. Comunque fa un freddo boia. Restless Reach. Ah, ci hai portato fin qua. Ci ispira tantissimo. No, tantissimo, però abbastanza. Abbiamo 11 di ispirazione, quindi potremmo dipingere altri 11 quadri volendo. Sì, già. Tipo 40 minuti dopo l'avevo letta la notizia. 40 minuti dopo. Ancora più ispirazione, ah bene. Feel free to walk around and take in the sights. I'll take you back down when you're finished. Grazie. Ci ha portato qui gratis, bene. Ma siamo in un posto tutto nuovo. Qui, Restless Reach. Che figo, bene. Possiamo rimanere qui quanto ci pare. infatti. Che figata sto posto. Ma ci sono i barba grigia. Si sale. Sempre più su. Ma che figata. No, in realtà c'è una hot spring. Ah, un sacco di ispirazione mentre abbiamo le chiappette al caldo. Ah. Don John. Bello, bello il caldino. Track, una bella sorgente. È una di quelle in cui dobbiamo usare le nostre fiale, no? Oppure sì. Perché allora una l'avevo già incontrata. Vediamo. Già, cacchio. Dove cacchio l'ho beccata l'altra sorgente di acqua caldina? Cacchio. Dai, Johnny, che te la ricordi. Dai che ve la ricordate che ci siamo stati. (Ride)
Ma è bello che gliel'hanno lasciato fare. Alla fine gliel'hanno lasciato fare a sto tipo. Che poi sentirsi dire ne hanno impedito per non farci scoprire la verità. Non l'hanno lasciato proprio fare, non senti. Fai come cazzo vuoi. Ti schianti, non è un problema nostro. Paese libero. Ciao, buon volo. Non sentirsi dire poi no, me l'hanno impedito in tutti i modi. No, no, fai. I can speak. Ma che cacchio di figata. Bello. Ma si riesce ancora a vedere Nava da quassù. Figos. No, facciamo un bel dipinto. Magari è uno di quelli che voleva mamma. Vediamo. No. Eh sì, infatti, cosa vi avevo appena detto? Mother's Memorial Paintings. Your painting, one of Mother's most beloved place. To keep it safe, preserve her memory in the painting menu. Ne avevo anche un altro in realtà, dov'è? Se questo devo fare così. No, ma che è paint over? Allora, tac tac. Ma non voglio distruggerlo. This painting will best commemorate mother. Questo. Ok, si fa così, si seleziona in questo modo. Esatto. Il cappello come il dottor Stranamore, come il tipo del il militare del dottor Stranamore. Beh, immagino. Immagino che abbia tirato in ballo qualche santo. E tutto ciò per scoprire che aveva sempre avuto torto. Ottimo, ottimo. Scontrato con la tua realtà. Oh, ma che bello. Quindi abbiamo trovato una sorgente di acqua calda. Dobbiamo solo ritrovare l'altra. Almeno ne abbiamo già due. Vediamo, sulla mappa non c'ho nessuna indicazione. Questo tipo non ho nessuna indicazione. Lindo. Oh, Lindo. Sulla Salt Spring Coast, forse. Forse sì, qua. Sulla costa. Tanto ormai possiamo rimanere in giro finché ci pare. Ci pare e piace. Quindi abbiamo un quadro per nostra madre. Questa cosa basta, direi. Basta, direi. Sì, sono poi tra l'altro per il memoriale della madre. Tac, tac. No, non ho toccato niente per quanto riguarda le texture, quindi questa cosa che fa questo pop-in che compaia poco è una roba tutta sua. Ok, le Barba Grigia non c'erano. Ci hanno tirato il pacco. Are you ready to head back? Yes. Space, skip. No, non voglio skippare. Ma che skippa? È bello il volo. Che figata. Anche la fortezza della solitudine di Superman. Qualcosa di simile. Che dovrei saltare in questo viaggio. Sì, potevano metterci un po' di musica anche al ritorno, però. Ma tu che cacchio stai guardando? Va che andiamo da questa parte. Oh. Ma che Ma ci schiantiamo! Ci schiantiamo, è vero, altra rivelazione incredibile per Johnny, sconvolgiamolo sempre più. Lo sapevi, Johnny? Come è morto il faraone? Com'è che si chiamava? Quale faraone? Dai, qual era il faraone? Vabbè, ce ne sono tanti.
Dai. Vediamo, ce n'era uno in particolare, maschera, quello con la maschera d'oro. Dai, il Tutankhamon, giovane Tutankhamon, esatto, che era un po' scanzonato. Guardate intanto questa qui al centro, se non è una roccia orso. Intanto guardate un attimo lì al centro. Comunque il faraone Tutankhamon, sai come è morto Johnny? Quello giovane, cui hanno fatto una maschera d'oro. No, non è ancora successo, cioè, non ti ho ancora rivelato niente, ho detto solamente che c'era la roccia orsa là. Vuoi davvero sapere? Si è schiantato con un aliante contro una piramide. È una rivelazione sconvolgente per Johnny. Sì, c'è gente che ci crede. Il libro dei poteri forti. E tenetelo nascosto. Perché ci hanno tenuto nascosti gli aglianti. E lei cosa ne dice? Niente. Lei rimane impassibile di fronte a questa rivelazione. Tanto siamo in un mondo fantasy dove i gufi sono antropomorfi, parlano e fanno cose da umani. Quindi cosa gliene frega lei? Grazie, ne? Thanks again for all your Ma grazie a te. There's nothing so exciting as bringing people on a great adventure. Just let me know if you need another lift to the mountaintop, pal. No, però non dobbiamo essere a posto. Ok, torniamo sulla spiaggia e andiamo nella sorgente d'acqua calda. Finalmente non abbiamo più limitazioni. Possiamo muoverci tutto il giorno, quindi il tizio non lo facciamo più dormire. Da qui fino a quando finiremo il gioco. A meno che non ci serva far trascorrere un po' di tempo. Era Tutankhamon, vero? Proprio giovane, il giovane spericolato Tutankhamon. Si sa, i ragazzi sono sempre stati i ragazzi. Sempre fatto queste sciocchezzuole. Faraone Ramses II, invece, che era una persona seria, queste cose non le ha mai fatte. E infatti è arrivato alla veneranda età di 92 anni. Tutto a campo. Fabio maschera d'oro, che devo andare a volare con i miei amici. Figa! Faccio vedere io chi comanda stasera. Non è che sono incredibile, cioè, anche solamente immaginarsi la scena, cioè, perché cacchio doveva volare? Perché? Per come? Nel volo ci siamo arrivati solamente a fatichissima. Fino a 800. Noi abbiamo rischiato di perdere tutto ciò che riguardasse il volo, perché il tizio che aveva creato il primo aeroplanino ha distrutto tutti i suoi progetti perché si era incazzato come una bestia. Che i militari gli avevano chiesto di sviluppare questa tecnologia, però lui non c'era riuscito perché si rompevano sempre. Di sviluppare una tecnologia che tenesse in volo più tempo non c'era riuscito, quindi aveva distrutto quasi tutto. Meno male è rimasto solo il nome, appunto, aeroplano. Avion, in realtà era francese il tipo che l'ha inventato. Avion, dal latino avios, volo, qualcosa del genere. No, avios in latino. Cos'è avios? Aria forse. Forse d'aria, giusto? L'avion. No, qui non c'è niente, anche se mi ispira sto posticino. Potrei mettere qui un focherello e resistere per la nottata. Ma non ci serve più, non ci serve proprio più. Davvero, lo useremo se servirà per far scorrere il tempo. Qui abbiamo scoperto che non si pesca.
in effetti non si vede una mazza. Però dovremmo pescare per il tizio che è vicino a una sorgente. Sono venuto qui a cercare altre eventuali sorgenti. Non ne vedo al momento. Sorgenti di acqua calda come quella che abbiamo scoperto su in montagna di qua. E adesso c'è un'altra dalla parte opposta. Io sono sicuro che ci sia. E qui però, in questa zona, ce n'è una. Non c'è niente. Non lo so, non abbiamo mai esplorato. Non vedo niente al momento. Proviamo a passare da quest'altro lato. Pare che non ci sia proprio un bel niente. Non posso neanche andare avanti qua. No, mi blocca. Va bene, non so cosa serve a questo posto. Magari servirà a fare un dipinto della città voluto da qualcuno. Vediamo, ce ne sono tanti. Ok, partiamo dal tizio a mezzanotte. Ok, da Kai ci torneremo poi, Cobra Kai. I Shets vogliono sapere qualcosa del gruppo chiamato i Roots. Elisir della vita, ok, dobbiamo ancora andare avanti. Tiffany Bluffmore, Eri Shamira, Ask Me. Ma il Tiffmore Bluffs, non possiamo ancora arrivarci. Zara, get me a passive con il dottor Melix Azir, e niente, lo stiamo ancora facendo. Dobbiamo scoprirne. È carino che non compaia niente su schermo. Così devi arrangiarti a cercare. Ave Immortan. Mi dico uomo farfalla. Nuovo falino. Ma che cazzo? No, non c'è nessuna. Non c'è nessuna sorgente qui. Nessuna sorgente sorgiva di acqua calda. No, in questa zona comunque, a quanto pare, visto che di là non c'è un cavolo, a parte dietro di noi non c'è niente. In questa zona comunque ci sono texture tutte molto simili tra di loro. Anche se è bello, sono belle le viste uscite da questa grotta, è fantastico. Così come dare uno sguardo sul mare. Ma questa parte appunto gli FPS sono molto più stabili. falena cos'è? La farfalla. Mica ho capito io. La farfalla. Allora dimmi, visto questo non è un fiore, Johnny, cos'è? Cos'è allora? Dimmelo te, visto che non è un fiore. Ovviamente una. Allora. E questi non sono fiori, Johnny, vedi, non sono fiori, sono. Cazzo, Johnny, dimmelo. Che la falena non è una farfalla. Questi cosa sono? Non sono fiori. Quindi questa è. Dimmi, rispondi. Questi sono i classici soffioni. Meglio conosciuti come? Dimmelo. Dimmelo. Meglio conosciuti come? Sono fiori. Avanti, è un'ultima possibilità. Guarda, te lo faccio vedere ancora da più vicino. Vediamo, più vicino di così. Ecco così, dai, Gian, dimmi che fiore è. Cos'è? Allora, non lo so. Sfuggi di mano. Vedi già gli occhio. Basta un attimo. Track. Allora, beh, qui abbiamo già pescato abbastanza, però fa un bagno, peschiamo ancora. Tanto ormai abbiamo l'immunità dal freddo e quindi io pesco. Te, tac. Boccate, stronzi.
Bello che almeno un'altra cosa che abbiamo capito, almeno anche se non abbocca nessun pesce, non sprechi assolutamente l'esca. Ne usi una solo se abbocca. Un pesce, un'esca, boh. Quindi, ottima cosa. E niente, anche abbastanza semplice. Una volta capito come fare, una volta letto come fare, perché sono andato a leggere, perché sennò non si capiva. Più che altro bisogna appunto andare in una zona d'acqua dolce, a quanto pare non ci sono pesci d'acqua salata. Pesci di mare? Scusati. Andiamo invece alle notizie, quelle serie, Johnny. Notizie un po' non propriamente ottime. Purtroppo ho scoperto che oltre a semplicemente Vlad, però anche Ellie, Jennifer non fa più live già un sacco di tempo. Ellie anche lei le fa un po' sporadicamente, vabbè. Comunque, per dire, non è che sempre va bene a tutti, cioè di solito è più facile per le ragazze, di solito, perché sia perché ci sono tanti ragazzini e ragazze che seguono streaming di videogiochi, sia perché comunque una donna si trova sicuramente meglio, almeno sicuramente no, dipende da donna a donna, si trova, magari alcuni si trovano meglio in uno streaming gestito appunto da una ragazza. Però niente, Ellie ha 4 spettatori, 4 quando fa live, un'altra che le fa tutte le sere M, non so se te la ricordi, sono tutte persone che passavano nelle nostre live, nelle live del mio canale tempo fa. Andiamo, se Johnny se le ricorda, appunto Ellie, niente, purtroppo anche lei ha perso molto, M 4-5 spettatori rispetto a una quindicina che aveva una volta, Jennifer appunto niente. Poi purtroppo, con il mio grandissimo rammarico, anche il grande The Incredible Tide, che avevo scoperto, scoperto il suo canale, perché stava portando tutta la serie di Half-Life, partendo appunto dal primo che non aveva mai giocato, si è recuperato un sacco di serie in live, ma un sacco, mi si sta rompendo la lenza. Un sacco di videogame si è recuperato, di saghe, anche con Metal Gear, se non ricordo male. Purtroppo anche lui ha dovuto, cioè non c'è più, cioè non fa più live da un botto di tempo. Ne ha fatta una due mesi fa, poi ha fatto un po' Dragon Ball Z Kakarot, basta. Peccato, perché lui poi aveva speso anche tanto. Infatti d'ora in poi il prossimo che passa qua mi dice dovresti comprare, scusate un piccolo sfogo ma ci sta, ma scusate un cavolo, almeno per capire come funziona il mondo dei streamer. Intanto c'è gente che passa e dovresti comprare un microfono professionale, quello e quell'altro, cioè Napo, che era appunto The Incredible Tide, questo era l'abbreviativo con cui era conosciuto, alla fine della fiera aveva tutto di più, un esperto anche di non sound design, dai, vabbè, anche di fonica se non ricordo male, comunque un esperto nel campo, nel settore, infatti io su live sentiamo benissimo un microfono ultra professionale, c'era tutta la stanza insonorizzata e niente, purtroppo anche lui ha smesso con gli streaming, cioè, il prossimo che viene qua e mi dice dovresti comprare questo e quell'altro, non stupitevi se gli scrivo donazioni, prego, regalamelo, perché alla fine della fiera purtroppo. Oh, ma che simpatico questo che si è messo qui con la sua biciclettina e si gode la vita e legge un bel libro, bravo, fa benissimo. C'è il buon Napo, aveva anche il doppio computer, c'era il computer su cui fai streaming e il computer nella scheda di acquisizione che trasportava tutto il segnale al computer che poi con OBS inviava la live, per avere quindi una qualità massima del video. Io purtroppo appunto tante volte devo scendere a compromessi perché faccio lo streaming dallo stesso PC, purtroppo questo portatile è sufficiente solamente a malapena per vedere il video a 720p, se sono messi 1080 già scatterebbe, e per leggere i vostri sempre graditi messaggi, se no, ma lui aveva addirittura il doppio PC, insomma, ci ha speso un botto di soldi, cavoli, aveva anche altre abilità. Oh, che cazzo, mi è sparita la roba senza che la lootassi, va bene. Aveva anche altre abilità, sapeva suonare la chitarra per esempio, ma che bene, niente. Ti ricordi.
Sai cosa, Johnny? No, penso che tu abbia ragione, però vabbè, speriamo. No, vabbè, non lo so, andrò a chiedere la carità. Oggi ho ricevuto 50 centesimi, di carità. Pensa a te. Evviva, sono ricco. No, perché stavo dicendo a un signore, dato fare la spesa, stavo dando un euro a un signore per dirgli, cioè, via suo carrello, ho detto l'euro, tanto c'è già staccato dagli altri perché dovremmo stare qui a tirarla in piedi. E alla fine, no, ma va con 50 centesimi, faccio vabbè, prendo lo stesso l'euro. E invece no, mi ha dato lì 50 centesimi, ecco, visto, sono ricco da oggi. E questo? Ah, il tizio con cui dobbiamo parlare, quello, la creaturina, che simpatico. Mica imboscatissimo, Stel di bestia sto tizio. Comunque vabbè, concludiamo il discorso, non ci ammiriamo sto tizio Stel. Secondo me la storia dei streamer, degli streaming grossi, le persone vanno più volentieri perché sanno già come girano le community, poi c'è molta voglia di lurcare. Quindi è giusto, purtroppo è così, tanti appunto preferiscono andare verso le community grossi, anche perché alcuni si sono fatti un mazzo, scusate, ma è vero, sono fatti un mazzo tanto per creare delle community in cui le persone si comportino in una certa maniera, in cui i maleducati non vengono neanche più bannati. Gli spoileroni ancora danno un po' fastidio, perché sono sempre i furbi di turno che hanno già giocato il gioco e vogliono farti vedere che lo conoscono spoilerandotelo, come qualcuno che conosciamo, quello in cui porta il nick. E purtroppo non mancano mai nelle community degli streamer grossi eccetera. È molto bello che tante volte, se uno si comporta in maniera maleducata, il suo messaggio passa anche inosservato, perché gli altri, magari entra in chat un tizio, saluta, e gli altri anche quelli che di solito non salutano, tutti quelli che entrano in chat salutano proprio per far sparire il più velocemente possibile il messaggio maleducato e farlo passare praticamente inosservato a tutti, cioè vola via verso l'alto e sparisce nei meandri del web. Esatto, Johnny, infatti, esatto, attrezzature non conta niente a sto punto. Se gente come appunto il ragazzo di cui parlavo prima, di Cable Tide, che aveva davvero tutto sto ambaradan, il portatile da quale streamare, quindi qualità video ottima, esperto di sound design, no, non era sound design, mi confondo, però fa niente, esperto di sonoro, quindi aveva tutta la stanza sonorizzata, insomma aveva speso un botto di soldi, quindi attrezzature non servono un cavolo. Il prossimo che arriva qui gli metterò appunto donazioni, prego. TV 2.0. Poi la gente è tanti, purtroppo sì. esatto, anche con la Sabaku è una bellissima community da tutte le parti, dove streama, dove fa video, comunque una bella community di persone veramente appassionate. E in effetti su Brutal Legend, venuto in mente adesso, di cui parlavamo prima, c'era lui che diceva inizio live, aveva fatto una citazione, fa dai ragazzi che gioco sto citando, e subito gli sono arrivate le risposte ed era appunto Brutal Legend. Che community. Io sono ancora, spero. Lo sono ancora, sì, no, ancora bella, sì, no, perché tutti i maleducati vengono cacciati via, non c'è neanche quasi più bisogno di moderatori, tanto sono belle le community che i moderatori diventano praticamente solamente utili in certi momenti, si devono sbattere solo in pochissimi momenti o magari una volta a settimana. Molti preferiscono lurcare, John, diciamo un bel 90% preferisce lurcare. Avevamo anche noi un lurker, però purtroppo è sparito, che ogni tanto scriveva qualcosa, quando gli ho detto non gioco Dead by Daylight è svanito nel nulla, vabbè. Che schifo. Johnny, che trash. Trash al quadrato. You got my message. And you came. Torniamo qua, dai. Oh, so sì, siamo venuti. Abbiamo visto il tuo messaggio. Other than Mudwillow. But I guess she's not really a Skyfolk, since she does live underground. Maybe you've met her. Anyway. Please, forgive all the sneaky. I should introduce myself. I am Alejo. My people call ourselves Alejo. Mahra. But I believe your people might better know us as the First Folk. Ah, sono i primi abitanti dell'isola loro. E cosa sono? Sembrano tipo un furetto, giusto? Sneaky. Simpatico.
Ma cos'è? Tipo un furetto, non capisco, perché purtroppo la telecamera gli sta tagliando via la testa. Però sono i veri abitanti di quest'isola. Poi lui ha detto che arriviamo dal cielo, magari arriviamo davvero dall'altro pianeta, non so. Non mi sembrano avere la tecnologia per attraversare un pianeta, hanno appena inventato una mongolfiera. Perché tutto questo segreto? Sadly, my people wouldn't exactly approve of me meeting with a skyfolk. Ah. Please, don't take that in a bad way. As a people, most of us are just very... shy? Xenophobi? Privati? No, more like... cosa? I guess you could say we do not like to mingle with outsiders. But not me. For as long as I can remember, I have sì, è vero, latinoamericano. Facci, si chiama Reco, è giusto. Ci sta in questo caso. I have dedicated quite a lot of time to learning your tongue, after all. I am grateful to Mudwillow for being such a willing teacher. And the variety. Is it true that there are bear folk? Ma certo, ci sono, certo. Ci sono persone orso. Esatto. Do they... have temper? Like a bear? Certo. No, sono simpatici, sono gentili. More lies my people tell themselves. I see. Ah, I have so many questions for you. I hope dici it's not tutto. Too bad to ask, but is it true that your people are removing the eyes of the firstborn? What? Aha! I knew it! I wonder what other lies my people are making up about the skyfolk. Ah, balle sulla gente che abita in superficie. A mia pente, ah, praticamente loro vivono là sotto e raccontano varie storie, non vogliono comunque avere a che fare con gli abitanti del di sopra. E loro si sono rifugiati sottoterra, ma sono i primi abitanti di queste terre. Praticamente tutti quelli che ci sono qua, gufi, scimmie, cerbiatti, orsi, noi, siamo tutti invasori della loro terra. Wow. That's very good. My sister is an artist too. She's an etcher, carves designs into the walls and such things. Oh, anche lei dipinge. Well, I should probably leave here. Someone will notice I'm gone if certo, I'm not ti vedrebbero. Ooh, Alejo. Tell me, do you think you could make me a painting of the big city? Lo sapevo. Mudwillow told me about it, but I want to see it. That would be incredible. I don't have much to give you, though. We could meet here again, same time tomorrow night. That would be incredible. Paint it from afar, yes? I want to see the skyline. To be honest, I like to be beneath the sky and stars. I think we all do. That's why every so often, some of us come up here to make music. Ah, to feel the rhythm of music under the stars. Most feel it's worth the risk of being heard. I think I'm going to make a habit of coming up here every night. I hope to see you soon. It was a pleasure speaking with you. Anche per me. E tipo, ha detto comunque cercherà di uscire tutte le notti. E gli piace suonare all'aperto, per quello tutto sto tambureggiare. Allora, loro si divertono. E insomma, non credi a tutte le leggende che raccontano sui tizi che vivono in superficie come noi. Adesso abbiamo scoperto, tra l'altro, a cosa serve quella spiaggia in cui ci trovavamo poco fa. No, cancel, no, che paint over. Però effettivamente su questo potremmo anche dipingerla, tanto. Effettivamente non ci sono in giro tantissimi materiali per costruire le varie tele. Sì, magari ricompaiono col tempo, però ammetto direi che non ce ne sono in giro tantissime. Vediamo al momento quante ne potrei fare. Non è che, sì, però c'è un bel po' che giriamo. Ok, adesso le costruiamo. Ah, veramente, Johnny? Ma i Falmer mica... Ah, beh, certo, che erano i primi abitanti, sì, sì. Che erano diventati dei mostri, erano tipo dei... dei cosi, come si chiamano? Degli elfi, o dei... No, erano degli elfi, e poi sono diventati... piccoli elfi, poi sono stati Falmer. Non so, che è un po' troppo ispirato, può darsi. Vabbè, ma intanto il fantasy fa più o meno tutti i riferimenti alla stessa cosa, Johnny. Se vai a vedere bene o male fanno riferimento tutti, ovviamente al mitico Tolkien,
il 90% di quello che c'è nei fantasy è preso dal buon Tolkien. Poi magari qualche artista più ispirato o ispirata, come l'autrice Rowling, l'autrice dai Rowling, l'autrice degli Harry Potter. Però bene o male tutti gli altri si ispirano ai classici, ai grandi classici. J.R. Tolkien. Un procione. Esatto. Sì. Tutti prendono spunto lì, comunque. Prendono tutti spunto dal buon Tolkien. Però penso che voglia un dipinto della città di giorno. Vediamo. Che così è un po' buio. Cacchio. Dai, forse facciamo ancora in tempo. Tagliando un po'. Ops. Andiamo, tagliando un po', tanto non ci facciamo male, non ci possiamo provocare danni. Ha detto che vuole la città dipinta da lontano, in cui si vede anche il cielo. Toh. Dipingo su questo, track, ok. Facciamo un mega quadro, toh. Funziona benissimo, perfetto. Abbiamo sprecato un po' di ispirazione, utilizzato un po' di ispirazione, però ne abbiamo ben 13, quindi potremmo dipingere ancora altri 13 quadri. Anche Skyrim è un grande classico, sì, ma tutti si ispirano al buon Tolkien alla fine, che il buon Skyrim è molto ispirato. E poi magari ognuno ci mette delle aggiunte, delle novità. Se non fosse stato per Tolkien, non so, anche perché era dettagliatissimo, i suoi libri sono talmente dettagliati che appunto sono riusciti a creare una vivida immagine del fantasy nella mente di chi li ha letti, talmente descritto tutto nel minimo dettaglio con grande capacità, ma praticamente da farti immaginare proprio i suoni, gli odori, i luoghi, gli oggetti, tutto. È stato davvero incredibile. Ovvio, tutto ciò si è tradotto in libri che non si leggono di certo in un pomeriggio. Sono belli. Sono longevi, diciamo. Però, appunto, sono davvero... È geniale. Sono davvero geniali. Autori, però alla fine stiamo parlando di fantasy, siamo nel fantasy, siamo in un mondo fantasy e arriva da lì. Grande Tolkien, che ci segue sempre, ma non può purtroppo, se no sarebbe qui tutte le sere. Ma in realtà, sono sincero Johnny, una parte, ma tanto tempo fa, ce li ho tutti, ma non li ho più letti, un po' pesantini, vabbè, cosa soggettiva, poi ne riconosco l'arte, la capacità e quant'altro, però effettivamente per i miei gusti, poi appunto non è che sia un grandissimo appassionato di fantasy in generale, però vabbè. Sempre qui sul canale di Maccone, che ha chiesto a Tomino Rox. Anche a te non fa proprio impazzire, però sono fatti bene, cioè sono scritti bene, bisogna comunque riconoscerlo. Ho anche l'Hobbit, effettivamente leggendone anche solamente così degli stralci, cioè, insomma, tanta roba. Ti sembra davvero di poter maneggiare la brocca da lui descritta, o i bicchieri, o di poter assaporare quello che stanno mangiando i personaggi? Un tipo di libro in generale, sì, il fantasy, sì, anche a me non è che faccia impazzire, preferisco la fantascienza, però appunto sono tutti gusti personali, preferisco la fantascienza. Mi ero letto anche tutta la saga di Lucky Star, non mi ricordo una fava, l'ho letta, però sono sicuro di averla letta, non l'avevo letti tutti, però è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo proprio niente. Mi ricordo un combattimento nello spazio, ecco, perché quello l'ha descritto molto bene. Mi ricordo che combatteva nello spazio, combattevano in 3D, era la prima volta tra l'altro che
leggevo di un combattimento nelle tre dimensioni. Cioè, che poi no, non è neanche le tre dimensioni, lo spazio è proprio tutta un'altra roba, cioè sopra non c'è un sopra, un sotto. E quindi l'aveva descritta benissimo quella battaglia, ricordo appunto che mi era rimasto impresso perché, insomma, non era affatto facile descrivere una cosa del genere. È uno spazio, cioè un avversario potrebbe essere girato in ogni modo ed essere ovunque. Bello, bello, sono tutti avvincenti. Che rinnova ci mancherebbe, ognuno suo, a te piace la filosofia, anche ho un altro amico che conosco da tanti anni, che a lui piacciono i libri di filosofia, quando può li legge, adesso purtroppo facendo il commercialista gli tocca leggere, no, beh, in realtà fare il revisore contabile, però gli tocca leggere roba estremamente noiosa e partecipare a corsi ancora più divertenti. Vabbè, no, non è il tuo genere, è normale, Gianni, se uno non è il suo genere, così è normale. Diventa pesante anche la cosa più, come dire, pesante è la cosa più interessante del mondo, anche la meglio scritta, perché non fa parte dei propri gusti, come a me, certi giochi risultano pesanti, dici, però riconosco il fatto che ci siano dei fantastici simulatori di volo, per esempio, però a me annoiano in maniera estrema, ma ci sono tantissimi simulatori di volo, alcuni più o meno, alcuni bruttini, altri molto belli, però per me purtroppo mi annoiano. Poi riconosco che sono tutti, cioè, a un occhio non attento potrebbero sembrare tutti uguali, ma in realtà sono tutti diversi tra di loro, però purtroppo non è il mio genere. Hello again, my sky friend. No, senza cattiverie. I myself was just having a nice think under the stars. I was dreaming about what it would be like to live up here. It must be nice to always have the sky above. Certo, c'è sempre il cielo sopra di noi. The halls are warm, and everyone I love is there. The sky speaks to me. Have you had the chance to make a painting of the big city? Certo, gli piace stare a casa, eccetera, eccetera. Come afraid not. That's all. Ma che cacchio? It was a pleasure speaking with you. Ma come no? Ah, ma vada, Vichap. Have you had the chance to make a painting of the big... Ah, ok. It is beautiful. Ah, ok, gli è piaciuto. The buildings are incredible. Ma infatti, cioè, ma Vichap, siamo venuti qui, devo rivenirci proprio dopo mezzanotte. No, no, per fortuna va bene. Gli edifici costruiti dalla vostra gente sono incredibili. I am sorry, I don't have any of your kind of money. Ah. My people use something we call Egra. I don't know how it's called in your tongue. I'm still learning your language from Mudwillow. It is rock where animal has died. It is leaving like a print. Ah, un fossile. Un fossile, esatto, un fossile. Avevo capito. Ah, che le poesie, bello, bello. Belle le poesie. Gli unici romanzi che mettono qui. Ah, ok, ok. Grande Pasolini. Grandi saluti intellettuali, sono qui su Canone Maccone, esatto, ci vuole qualcosa di unico e questo dovrebbe attirare le frotte. Attirare le frotte. In teoria sì, insomma, niente, fa niente, un fossile. Fossil? Yes, the fossil of a snail we use. What do your people use? Glowstones. Glowstones? We have lots of this. The rock of our home is rich with them. Ui, I can give you. Sì, grazie. You know, I would really like if you came to meet my people. You are a nice person. I think meeting you would help them see that outsiders are nothing to be scared of. Will you come with me to meet my people? Certo, certo. I can show you my home and get you some glowstones. Dacci il glowstones. Sì, sì, ci andiamo di brutto. Mica, è pieno di soldi, praticamente vivono... Cioè, per loro le monete sono... Che roba... Per loro le monete sono i fossili. La valuta di scambio sono i fossili. Mentre per chi abita qui in superficie sono le glowstones. Che appunto però sono rare. Per loro sono rari i fossili. E sulla superficie non valgono niente. Per noi sono rare le gemstone. E invece per loro ne hanno un botto, talmente tante, che non valgono niente. Adesso ci facciamo un po' di gemstone. Poi accendiamo. No,
onestamente, facciamoci dare tutto quello che possiamo. Ne abbiamo bisogno per, anche per il rampino, per il viaggio rapido. Esatto, c'è una fortuna. Un PC maglioncini di lana, esatto. Esatto, ma guarda che giorni conoscevo uno che si vestiva pesante anche d'agosto, io morivo per lui. Avevo caldo ancora di più, dicevo, senti, per favore fagli qualcosa perché non puoi schiattare di caldo, fagli un cappello, colti almeno il cappello là. Cazzo ci fai con una felpina, ma non la felpina, quello a mezze mani, quello senza braccia, scusa. Via, via. Fagli un po' di roba, mi fai il caldo. Via, andiamo a fare una fortuna. But I'm going to have to ask to blindfold you. Ah, devono metterci una benda sugli occhi. Friend, my kin would not appreciate disclosing the way to our home. I will guide you. It's not far. Is that acceptable? Okay, ci deve bendare. No problem. Dai, ci porta lui, ci porta. C'è praticamente il teletrasporto. What's your step? Incontreremo la sua gente, ma senza vedere niente. Ma questo ci dà un'ispirazione bestiale. Cavolo. This way. Carino. Giustamente. Not much further now. Hanno bendato. Il fatto è che tante volte si è dei monocoli, no? We have arrived. Si è sempre un occhio please, gigante che si apre. Tutti polifemo, tutti monocoli. Tutti ciclopi. Ah, mannaggia. I went ahead and told most of the others that you're coming, so they won't get too startled. I've let them know you're completely friendly, but some of my people may still be alarmed. Please, pay no mind to any strange looks. Ah, bene. This way, if you please. Bella la musica. Andiamo a conoscere la sua specie. Sono stati un po' restii. Sono un po' restii a conoscerci, però ci invitano a casa loro. Mi spiace, cavoli. Maledizione. Vabbè, dai, ti auguro recuperare presto un buon paio di cuffie. Vai a letto, allora buonanotte Johnny, buona vita e prosperità, grazie di esserci stato. Ci vediamo penso domani sera, se non ci saranno imprevisti. Ma che bello questo posto. Ma che figata. Ma che bello davvero. Ecco qua le gemstone, ma non posso prenderle. Sono incastrate ovunque. Eh sì, è tutto pieno. Tutto pieno di gemme. Sono fuori dalla nostra portata. Vuoi vedere la città prima? Eccoli qua i fossili. Carino il posto. Ecco il nostro amico. This is our home. What do you think? È fantastica. Oh, that will make us all feel very proud when I tell the others. I am glad you like it. Sì, sì, likeiamo. We have been expanding for many generations. Like. We believe, as your own scholars do, that we Mahra were indeed the first folk to settle here. Eh sì. Our legend has it that sono arrivati loro per primi. Captain Ilanit and her crew landed here after being lost at sea for 1,000 days without food or water. 1,000 days senza cibo e senza acqua. Ma che cattiveria, Johnny. Penso che ne abbiamo visto solo una piccola percentuale. Vabbè, buonanotte. Alla prossima, grazie di esserci stato. Ciao, Johnny. Devo recuperare presto delle buone cuffie. It's probably a bit exaggerated. Eh già, un po'. But I do think Ilanit was a real person and truly fearless. Ilanit sembrava che sia esistito veramente. I can think of nothing more terrifying than this. No, really? The sky speaks to me, but the ocean? No, non gli ispira l'oceano. Sì, esatto, siamo affondati. Well, I'm glad you made it. So that we could find each other and become friends. Esatto. Well, here is some glowstone. 70. I hope that's sufficient. I truly am glad to have met you. You have taught me so much. Non mi ha detto niente. I was thinking, one day I may want to go from here, go into the world, just to see. Do you think the Skyfolk would welcome me?
Sì, probabilmente sì. Probabilmente sì, mi accoglierebbero bene. Rispondiamo, assolutamente ti accoglierebbero. Sì, sono tutte belle persone là fuori. Va bene. Tranquillo quando te la sentirai. Now that they've seen you, a perfectly friendly one, it will plant the seed of acceptance. Benissimo. Abbiamo piantato il seme dell'accettazione in questo mondo tutto loro. Certo. Anch'io. Ok. I'll let you look around a bit. Then I'll take you back. Grazie. Lascerò esplorare un po' ancora il loro mondo. Bello. Le due specie si potranno arricchire. Potranno conoscere un giorno. Sì, guarda quante gemstone che hanno qui, cavoli, se li conosceranno volentieri. Chissà, sarà rischioso? No, vabbè, alla fine. Sembrano belle persone quelle abbiamo incontrato fino adesso. Sembra popolazioni davvero tranquille, appunto, non si costruiscono spade. Non è un mondo violento. Anzi, è un vero e proprio piacere. Vivere nell'East Shade. Belli riflessi sulle gemme. Bella anche questa stanza, dai. Niente, i tappeti, oi. Questo tema. Tema, come può dire? Alberi rinsecchiti. Flora rinsecchita, to. Bello, bello. Avevo una grande passione quella degli sviluppatori per i tappeti persiani. Vedi, avete anche voi i tappeti persiani, siete tutti uguali. Non ci sono di similitudine, va. Addirittura di fronte alle case. È sempre uguale a quello di prima, solo che questo colore là, in bianco e nero, questo è colore. Bello. Va bene, non ho visto nient'altro di interessante. Purtroppo non possiamo portarci a casa questa gemstone, siamo ricchi per sempre. Abbiamo fatto tutto. Ah, quindi per fare soldi a valangate, basta, qui tutti danno 70. Hanno 70 gemstone, insomma. Di seguire questo percorso di quest, di avere a che fare con la signora che ti chiede dei tamboreggiamenti e poi andare da lì andare avanti, significa intascare un bel po' di soldi. Bello. Ottimo. Carina, appunto, ma questa comunque molto diversa dalle altre. Carino, carino, appunto, mi aspettavo questo molto più lineare, invece comunque sì, non è che siano super particolari, però fatto bene. Comunque confermo il mio 7-7, che comunque è un buon voto. Per esempio, i giochi che non mi piacciono, che ne so, tipo, per fare un esempio, visto che sto dando un voto 7,7 a questo titolo, darei tranquillamente un 5 a Castlevania Lords of Shadow 2, e un 4,8, quindi ancora meno a Shadow Warrior 2. Sono le ombre. No, il primo Lords of Shadow, il primo Castlevania Lords of Shadow era un gran giocone. Il secondo è proprio, non è neanche l'ombra del primo. Un gran giocone, diciamo, il primo Lords of Shadow, diciamo, 8,5 circa, 8,6, to. Più che 8,5, un pochettino di più. Fatto ancora più che buono, più che come si può dire, 8,5 più. Vai via. Are you ready? Sì. Andiamo. Tanto abbiamo esplorato. Possiamo proseguire. Possiamo proseguire. Farewell, my friend. Grazie, amici della prima gente, dei primi abitanti di questi luoghi. Allora, la tizia qui invece sta cercando il suo anello. Potremmo usare uno dei pesci che abbiamo pescato, la lenza, per cercare di pescare il pescione che si è ingoiato l'anello di sta tizia. Carino che di notte monti la tenda e di giorno la smonti. Figus. Vediamo. Fishing in pole, ci mettiamo un pescetto stavolta. Va giù? No. Apriamolo. Eccoli lì, sembra. No, lì ci sono dei pesci, ma sono quelli piccoli. Pesci cannibali. No, infatti. Andiamo. Beh, un pescione. Qui non si riesce a pescare nulla.
profondo. Ho capito dove devo lanciare la mia lenza. Mi vedo dei pesci, appunto, ma sono sempre quelli piccoli. Infatti non abboccano, non sono cannibali. Se come riesco stiamo usando uno di loro. Noi stiamo cercando il pesce che ha rubato Anello a lei, che ci ha detto che è molto grosso e... E non so, diciamo, metterla via, magari sto sbagliando qualcosa. Sandfish. Un pesce delle sabbie. Giusto? Giusto, giusto? Mi dite? Sì, non è che sia proprio... Magari lo stesso che ha rubato l'anello al tizio, quindi andiamo sull'altra spiaggia, così troviamo anche l'hot spring in cui mettere... Tac, intanto il loot. Ci serve per tutto quanto. Tutto il resto che possiamo, tutta la roba che possiamo costruirci. Tutto quello che possiamo craftare. Dobbiamo cercare di raggiungere la sorgente d'acqua calda, che è sull'altra spiaggia. Finché mi ricordo che c'è. Raccogliamo un campione d'acqua da lì e poi arriviamo lì e poi dai, facciamo queste due cose, poi ci salutiamo e continueremo sicuramente nella prossima live. Più breve la live odierna, però vabbè, alla fine della fiera stanotte, ultima notte, è stata un po' così. Non so se capita anche a voi questa cosa. Spero raramente o che non capiti mai. Comunque non so se è capitato anche a voi. Avere una notte in cui sembra di non dormire mai. Cioè sì, mi rendi conto di aver dormito perché magari qualche sogno l'hai fatto, però è come se non fosse una vera e propria dormita, no? Non ti senti mai veramente riposato, come se si sempre, fossi quasi sempre vigile. In realtà non mi sono addormentato, ma la sensazione era più o meno quella. Essere sempre vigile. Poi ho preso sonno alle 6 del mattino. Niente. Una sensazione lì che sembra quasi non aver riposato niente, quindi infatti non ci si sente riposati proprio per nulla. Niente, andiamo giù la spiaggia in modo veloce, vediamo se si può fare. Pare di sì, che sia sufficiente salire, basti passare di qua e scendere alla parte opposta, si fa un bel saltone e si arriva a una spiaggia e alla sorgente d'acqua calda che ci serve per andare avanti, giusto? Andiamo, facciamoci il mega salto. Sembra si possa fare. Non te lo fanno fare quando è pericoloso, cioè quando non c'è niente, quando andresti pericolosamente a buggarti. In questo caso, tranquillamente si può fare, non succede niente. Bello, bello, comunque è un titolo molto, molto tranquillo, riposante, rilassante. Giusto? Anche altro sì, distensivo. Such a nice place to relax, this. Visto, anche lui parla di relax. Hey, do you want to hear my latest tune? Sì, faccio sentire. It's not easy to play a string instrument with talons, you know. But what I like quelli col sitar. Make up for with my fine bird pipes. Faccio sentire un po' di sitar. Dai, uguale allo strumento, cioè, allo strumento indiano. La sua canzone ci ispira, non tantissimo. Non tantissimo, poverino, ci è piaciuta, ma potevi fare di meno. Ci dà un po' di ispirazione, quindi potremmo dipingere ulteriori quadri. Penso che l'ispirazione sia sempre più che sufficiente, insomma, ti consenta di dipingere.
dipingere anche quadri a caso, e poi dopo quelli che servono per procedere con l'avventura. Eccola, questa avevamo già tratto ispirazione, quindi adesso devo prenderne un campione con la mia boccetta. Ecco, ok, e ne abbiamo un'altra. Dovremmo solo trovare le altre sorgenti e al momento non ne ho proprio idea. Forse ce n'era un'altra vicino a Lindo, la città dove sbarchiamo per la prima volta nell'East Shade. Non saprei. Facciamo così, domani cercheremo di pescare il pesce che ha rubato lui l'anello, vedremo se è possibile farlo in questo punto. Appunto abbiamo scoperto che è un pesce d'acqua salata, proviamo prima di tutto. Sì, si può. Ah no, aspettate, no, perché fin qui ok. No, non si può, niente. Che bait. Gebaited. Non lo so, vedremo come pescare questo pesce d'acqua salata, questo pesce di mare. Tanto vediamo se possiamo comprarci il rampino per viaggiare rapidamente. Vediamo, facciamo questa qui, questa operazione. Ecco, ultima cosa, controlliamo il prezzo dell'oggetto e lo acquistiamo, così almeno potremo spostarci rapidamente. Alla prossima live non avremo più problemi di limitazioni. Potremo utilizzare questo sistema che ci fa viaggiare. Già c'è il viaggio rapido, ma con una città principale l'altra. Questo sarà ancora più rapido. È anche spettacolare, penso. Voli e fai screenshot. È un ottimo gioco per chi ama. È un ottimo gioco anche per chi ama fare tanti screenshot. Se ne possono fare davvero una marea. Tanto sono belli i luoghi. Ivi ricostruiti, ci hanno messo davvero tanto impegno, come potete vedere. Ogni cosa non è lì per caso, non è che si è generata così. È stata proprio scelta anche il fatto che quest'albero si è appoggiato a quest'altro, questo tronco si è appoggiato al tronco dell'altro albero, insomma è tutto un lavorone. Questo si è rotto appositamente, magari date l'idea che qui appunto è venuto a fare spazio per le costruzioni, insomma, oppure si è marcito perché non riusciva più a pescare abbastanza acqua. Cioè, puoi fare tutta, puoi creare tutta la tua lore. Ed è davvero spettacolare anche la città, è proprio pensato bene. Come sempre ve lo chiedo, poi tranquilli, se volete fatemi sapere cosa ne pensate di questo titolo nei commenti, se l'avete giocato cosa ne pensate voi. E buon, adesso arriviamo nella venditrice, mi sembra che fosse. Questa ci ha venduto la giacchetta per stare in giro di notte, un giubbottino. E invece ci vende quello per la... Esatto, Zip Trolley, costa proprio 70, figo. Ok, forse il ticket ci servirà più avanti. Oh, bello, la prossima volta usiamo la Zip Line. Quindi chiudiamo questa spettacolare immagine. Lunga vita e prosperità, alla prossima!